Santi Rocco Arboleda, Santi Rocco Arboleda, sfogliando la margherita degli attaccanti della prima giornata di eccellenza, non si può far altro che chiamare in causa questi due signori. Compatto e roccioso il primo, agile e felino il secondo, così diversi in campo ma così simili nel fiutare la porta. DNA da bomber, carattere da vendere e voglia di riscatto. Ronald Arboleda, reduce da una stagione disastrosa a Fossacesia, condita dall'esperienza non brillante in Lituania, si è rimesso in gioco con il Lanciano, ancora con una neopromossa e ancora con Mister Memmo. L'area frentana ha rigenerato il puntero colombiano, gol all'esordio in Coppa Italia e doppietta corsara al malcapitato mociano. E come se non bastasse, il gol olimpico da centrocampo, che anche se siamo solo alla prima, si candida al premio Puskas dell'eccellenza. In una prima giornata atipica bisogna tornare al 2020 per trovare un esordio con meno reti segnate. È tornata a splendere anche la stella di Nicola Santirocco. La garra del bomber aquilano esplose in questo avvio di stagione con l'angolana. 4 gol in 3 partite, 2 in Coppa Italia e 2 da rapace d'aria per regolare il San Buceto in campionato. Il progetto dei Dragoni calza a pennello con le ambizioni dell'ex attaccante del Teramo, sedotto e poi abbandonato dal diavolo, che dei suoi gol forse ne avrebbe avuto bisogno in quelli fossombrone. Ma come cantano in Inghilterra, "Don't look back in anger", senza rancore, e attenti a quei due perché la stagione è appena iniziata.